soddisfazione per aver segnato tanti punti, una partita che ricordo con piacere, insomma, si ricordano anche molti di quella partita lì. Tant'è vero che spesso quando vado in giro alcuni non conoscitori comunque della pallacanestro ricordano quel record lì. A cosa dovuto? Bisognerebbe esserci dentro per capire quali sono le problematiche. Io credo che a una certa età i giocatori smettano di imparare a giocare a pallacanestro e pensino ad altre cose. Non so quali siano queste cose, però ecco, arriva un certo punto della loro età in cui dicono ma sono praticamente arrivato, non ho più bisogno di migliorare. Gravissimo errore dal mio punto di vista. Imparare a giocare a pallacanestro, dare il massimo in quello che si fa, in modo da non aver rimpianti un domani e dire ma forse potevo dare di più. Ma forse non è stata la più importante come vittoria, però ricordo la Coppa Italia, la conquista della Coppa Italia con la Fortitudo, che era, diciamo, fu il mio primo trofeo importante. Poi ovviamente c'è stato una medaglia d'oro, uno scudetto, una medaglia d'argento, ogni vittoria, anche vittoria in cui non ho portato a casa nulla, semplicemente ricordo la finale contro la Kinder in cui uscimmo sconfitti, però per me fu una vittoria personale per aver unito le due tifoserie in un unico applauso. Sono state diverse vittorie e anche sconfitte, per assurdo che mi hanno dato.